In questo video parleremo di attenzione consapevole e di come poter insegnare in qualche modo al bambino questo tipo di attenzione, calandosi quindi nel momento presente, nel qui ed ora, ma in maniera cosciente. Come fare quindi per educare a tutto ciò anche i nostri bimbi che arrivano in studio con ADHD, quindi un disturbo da deficit di attenzione, di iperattività, con i quali va rallentato il flusso dei loro pensieri, vanno educati a restare un attimo nell'attività, nel momento presente, in ciò che stanno facendo per una quantità di tempo maggiore e, ripeto, con più consapevolezza? A mio avviso, e anche secondo l'opinione di un'autrice che alla fine vi presenterò, è importante allenare questa facoltà alla stregua di uno strumento musicale, di come si apprende appunto musica un po' tutti i giorni e farlo sin dal primo mattino. Come? Innanzitutto ascoltando le sensazioni del nostro corpo al risveglio. Siamo stanchi, ancora bisognosi di sonno oppure sufficientemente riposati? Come ci sentiamo sotto la doccia d'acqua calda che ci coccola di primo mattino? Apprezzando poi il gusto dei cibi che abbiamo la fortuna di avere a colazione, una colazione a cui va dedicato il giusto tempo e non va fatta in maniera frettolosa perché altrimenti perdiamo il pulmino e non arriviamo in tempo a scuola. Questa è un'attività estremamente semplice ma anche importante che rende quindi il bimbo più calmo nell'inizio della sua giornata, più consapevole e presente nel qui ed ora, limitando quindi il comportamento iperattivo che può attivare e attivarsi nel bambino sin dal primo mattino, mettendo anche a dura prova talvolta i genitori, come è accaduto in alcuni episodi che mi hanno raccontato le stesse mamme. Un secondo esercizio che poi si può suggerire ai bimbi, soprattutto direi della scuola primaria, è quello di far caso e notare durante il tragitto, sia in macchina, in scuola, bus o in alcuni casi anche a piedi, magari per chi è vicino alla scuola, di notare che lungo la strada che ci porta verso la scuola stessa almeno 5 dettagli: un segnale stradale, un albero dalla forma particolare, un fiore che incontriamo lungo il percorso, e saperli descrivere questi singoli elementi nei loro dettagli. Questo farà sì che durante il nostro tragitto noi saremo più calati nel presente e la nostra mente sarà portata a restare nel qui ed ora e non farsi invadere magari da quei pensieri anche un pochino ansiosi che ci fanno da preludio ad un compito in classe magari o ad un'interrogazione. Quindi l'attenzione consapevole riduce anche notevolmente l'ansia magari provata in precedenza ad un impegno un po' più importante. Questo vale sia per i bimbi, ma anche per noi grandi. Quindi fare attenzione a tutto ciò che abbiamo attorno a sé, non solo al risveglio, ma anche durante il tragitto. Imparare a guardarci attorno. Non solo direi osservare, ma anche ascoltare. E questo è il terzo esercizio che vi suggerisco, molto semplice, da fare anche con i bimbi, che spesso io faccio nel setting di musicoterapia, aprendo semplicemente una finestra in tutta sicurezza e ascoltando tutti i suoni e i rumori che sono presenti nell'ambiente esterno. E questi possono variare, quindi l'esercizio può ripetersi anche più di una volta nel corso delle varie, dei vari incontri, delle varie sedute con il bambino, perché vedrete che questa amalgama di suoni che viene dall'esterno cambierà a seconda delle condizioni atmosferiche, dell'orario della seduta, quindi del traffico presente, dell'ubicazione dello studio, se magari più in una zona di campagna o nel centro città, anche se, come sappiamo bene, è sempre importante avere uno studio di musicoterapia riservato e protetto anche dal punto di vista acustico. Però ecco, osservare la realtà che ci circonda ed ascoltarla sono sicuramente elementi che, uniti alla presa di coscienza del nostro stato interno, come dicevamo all'inizio, siamo stanchi o riposati di primo mattino, inducono la persona, il bambino in questo caso, attraverso veramente semplici esercizi, ad essere presente a se stesso nel qui ed ora e a quindi ridurre almeno in parte fenomeni di iperattività e di disattenzione, perché anche l'attenzione verrà notevolmente incrementata e sviluppata. Ovviamente questo è importante che sia un esercizio fatto nel quotidiano.
Questi piccoli suggerimenti sono tratti dal libro Calmo e attento come una ranocchia, che mi ha tanto aiutato ad integrare tecniche importanti anche durante le sedute di musicoterapia. Un libro scritto da Elin Schnell, che è una fondatrice e terapeuta dell'Academy for Mindful Teaching, che ha sede nei Paesi Bassi, che si occupa anche della formazione di educatori professionisti del settore sanitario proprio in questo ambito. E spero che quindi questi esercizi possano essere stati a voi utili, e fatemelo magari sapere nei commenti, anche se li avete già sperimentati con i vostri piccoli assistiti. Io per oggi vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!